Ciao, io sono Giulia e mentre l'anno scorso sono stata un anno negli Stati Uniti con Intercultura, le mie compagne hanno svolto dei video sul loro luogo di provenienza e ora ve li mostreremo. Hi, I'm Altea. And I'm Gaia. We are going to talk about Vivona. This is the Goti Portal Chiaramontano. It was built in 1374. Hi guys! I'm Matilde. I'm Desiree. I'm Roberta. And we're going to be talking about our town, Cianciana! Hi, I'm Juicy and I'm talking about my hometown, Palazzo Adriano. It is a town that has 2,000 inhabitants. It is an Albrecht colony and it belongs to the eparchy of Piana degli Albanesi. Hi guys, I'm Maria Paola and I want to show you the place where I live. San Giovanni Gemme, Chiesa Municipale, in the province of... My, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? Ecco una partita con Witches, i ragazzi si sfidano e si stanno sfidando, fai vedere un pochino le domande, ecco la domanda, è sui colori, vocale risite, che colore è? Bravo, hai indovinato, perfetto, è spuntato il verde. Quel telefonino può anche essere uno strumento didattico. E in questo caso lo è, non è uno strumento per la distrazione soltanto. Benissimo, questo gioco è per rafforzare il lessico. La classifica, il verde indica le risposte giuste e il rosso le risposte sbagliate. My name is Marika. My name is Giuseppe. Today we are at the City Park of San Stefano in Pispina. The City Park is one of the most attractive and peaceful places in Santo Stefano Quisquena. Hi, I'm Giuseppe Nicotra. I'm Giuseppe Massaro. Hi, I'm Vincenzo Guagliardo. Hi, I'm Giulia Albino. Today we're gonna present you one of the typical places of Santo Stefano Quisquena, boiled sheep. To prepare, you need mutton, potatoes, tomatoes, celery stalks. Piazza Maddalena. In Santo Stefano Quisquena there is Piazza Maddalena, where is situated the state of Lorenzo Panepinto. Hello! We are going to talk about Teatro Andromeda. Adesso ci spostiamo all'istituto comprensivo di Cianciana, dove abbiamo lavorato con le classi seconde. I'm Manuela. I'm Alessandro. I'm Mara. The monument dedicated to the miners, which is in the park of Cianciana, was built by Vincenzo Chiazza. He decided to make this monument to remember the unseen miners who worked in the 15 sulfur mines in Cianciana. Abbiamo stimolato i ragazzi della scuola di Cianciana a fare delle interviste. Abbiamo stimolato i ragazzi della scuola di Cianciana a fare delle interviste a tre persone perché abbiamo quindi il fenomeno che molti stranieri comprano case e si trasferiscono a Cianciana. Per esempio, in questo video sono state intervistati tre di loro, e tra cui Emanuela che viene dall'Australia, Giunti dalla Nuova Zelanda e Patricia che invece è californiana. What's your name? Hi, my name is Giunti. Where are you from? I'm from New Zealand. Do you live here or are you a tourist? Good question. I am a tourist here. I am on holiday to visit my good friend Manu. Hi guys! What's your name? My name is Manu. How old are you? I am 25 years old. What do you like about Cianciana? I like the people, I like the food, and I like the surrounding nature. It's a beautiful town. Do you like Italian food? Yes. What's your favorite? My favorite food is pizza with Nutella. Your heart is so lion, and in your heart
Ecco Claudia, una nostra ex alunna laureatasi alla Co' Foscari di Venezia, è passato un anno e mezzo in Corea, a Seul, dove si è specializzata e poi è diventata un hostess della Emirates. E ha cominciato a girare il mondo, ecco la Grande Muraglia cinese e anche l'Australia, ma è stata in tanti altri posti.